intervento, intervento gamba tesa, è arrivato in questo momento Roberto Balzani, lui è la cultura e la Romagna, per cui dopo una domandina gliela facciamo, perché veramente merita come personaggio, al di là di tutto quanto il resto che è stato e che sarà, perché abbiamo anche un futuro molto molto importante per lui. Bene, continua pure. Volevo chiedere al sindaco Luca Coffari, la musica e le canzoni accompagnano la Romagna da sempre, quest'anno corrono i 60 anni di Romagna Mia, che è un po' l'inno di questa regione. Quindi un modo per far conoscere di più questa terra accogliente, ospitale e generosa. Ma assolutamente sì, do anche davvero il benvenuto a nome di tutta la città ai nostri prestigiosi autori che sono qui quest'oggi e anche a tutti voi che siete qui sotto il solleone in questa, in questo Ferragosto che è unico davvero in Italia. Poletti lo raccontava in TV, ma voi lo vivete davvero, è un Ferragosto diverso, è un Ferragosto sulla spiaggia a leggere un libro anziché i gavettoni, come dice il nostro presidente. Qui lanciamo cultura, lanciamo appunto cervi alla spiaggia il libro, quindi davvero un Ferragosto unico in Italia, di cui ne andiamo assolutamente molto fieri. Quest'anno è un'occasione speciale, 60 anni dell'inno di questa Romagna e questa canzone, insomma, che penso che faccia sognare un pochino tutti, perché porta alla mente ricordi di giovinezza, serate, momenti divertenti in allegria, quindi davvero un bel Ferragosto. Grazie Luca Coffari. Bene, io vorrei accanto a me Marina Ripa di Beana, la faccio alzare, facciamo un bel applauso. Lei ha lavorato per il cinema, per la televisione, ha scritto numerosi romanzi e combatte anche in prima persona per difendere l'ambiente e gli animali. Qui con noi con un nuovo libro, Invecchierò ma con calma. Diciamo che è un'autobiografia che esce parecchi anni dopo il bestseller I miei primi 40 anni. Ora diciamo questa seconda parte, che cosa è cambiato? Onore tu, prima di tutto, a questa manifestazione, penso che sia una cosa veramente di grande, grande novità per me che non la conoscevo. È veramente una cosa molto bella che il Ferragosto si celebri sulla spiaggia con tante persone che, come dire, invece di fare i gavettoni vengono qui per assistere, per sentire parlare di libri. Grazie. È qualcosa che mi emoziona profondamente, veramente onore alla persona che ha ideato da 22 anni, portato questa grande iniziativa. Mi raccomando. Il mio libro è un libro autobiografico che arriva dopo diversi libri che ci sono stati a partire dai primi 40 anni. Tra l'altro, in questa occasione si ripresenta anche una nuova riedizione dei primi 40 anni. Tralasciamo tutti i libri che sono stati in mezzo, che sono stati anche quelli avventure discrete e anche importanti. Ma partiamo dai primi 40 anni a oggi, Invecchierò ma con calma. Sono due libri autobiografici e sono, diciamo, l'idea è quella che avevo del secondo libro, Invecchierò ma con calma, il retrocopertina. Avevo 40 anni, un cappuccino, un cornetto e sono oltre 70. Ecco, con questo ho detto tutto. Il libro è un libro che attraverso una passeggiata nella mia città, attraverso la passeggiata a Roma, io esco di casa arrabbiatissima con mio marito perché avevo trovato il mio giardino completamente divelto da una potatrice un po' selvaggia, aveva potato completamente il mio giardino, e rivolgendosi a mio marito, bell'ambientalisti siamo noi Ripa di Meana, esco di casa furibonda e attraverso la città Roma mi viene incontro e mi vengono incontro la vita, i ricordi, le passioni, la mia vita attraverso questa città che vedo in un momento di ira. La vedo sempre perché io sono una grande camminatrice, cammino attraverso sempre Roma, ma in quel momento di ira che ho feroce con Carlo, mio marito, a cui tra l'altro oggi faccio gli auguri perché il giorno di Ferragosto, Carlo è nato il giorno di Ferragosto. Gli facciamo gli auguri, buon compleanno. Ma mettete di dire che siete bene, tra la folla, ma comunque gli mandiamo gli auguri. Attraverso questa arrabbiatura, attraverso questa la città mi viene incontro in un modo diverso e lì c'è appunto, e con i ricordi passa la mia vita,
passa attraverso questa città che mi viene, che tutte le parti della città che sempre sono lì e che io attraverso. Qual è il ricordo che le sta più a cuore? Ma non c'è, non posso dire che c'è un ricordo che mi sta più a cuore. Il libro è pieno di aneddoti, è pieno di momenti molto divertenti, di aneddoti curiosi, di cose buffe, di cose divertenti e anche di cose molto drammatiche, come sempre la vita di una persona che è arrivata all'età che sono arrivata io, appunto. C'è di tutto, c'è da ridere, c'è da piangere, ci sono strade, pure racconto che oggi che non posso più passare perché sono strade di cui ho dei ricordi tremendi. Però ci sono anche tanti aneddoti buffi, spiritosi, l'incontro con Jack Nicholson, l'incontro con Brigitte Bardot, perché attraverso la città poi mi vengono anche ricordi di persone che ho visto nel mondo, per cui ci sono storie, aneddoti molto particolari e divertenti e anche molto appunto diversi nella vita, drammatici. Un suo motto è non perdere tempo, inventarsi ogni minuto. Questo è quel, diciamo che è la frase, la motto con cui praticamente ho cresciuto la mia unica figlia. A proposito, nel libro tra l'altro si racconta e ci sono anche oltre appunto la vita che ho avuto, le difficoltà anche di crescere una figlia da sola, perché io sono stata, prima di incontrare il mio marito Roberta, attuale, che ero già appunto mia grande, avevo già oltre 40 Roberta, anni, ho cresciuto questa ragazza da sola con i problemi che si hanno lavorando e crescendo questa figlia completamente sola, ecco. Ho anche adottato un ragazzo, un figlio, nella seconda parte della mia vita, e nel libro è raccontato questa strana avventura che arriva improvvisamente in una persona che arriva a casa, nella mia casa, solo per lavorare, per fare una sorta di mio segretario, di mio assistente, e a tutti gli effetti diventa figlio. Anche questo nel libro è raccontato, credo, in maniera carina e anche divertente. Bene, ringraziamo Marina Ripa di Meana, Invecchierò ma con calma, grazie. Adesso parliamo di un'altra vita, un altro ritratto che è raccontato da Italo Cucci nel suo nuovo libro Il Capanno sul Porto, che dicevamo è dedicato a un personaggio eclettico particolare, il conte Alberto Rognoni, che è personaggio che è legato tra l'altro anche a Cesena e al Cesena, che proprio quest'anno è tornato in Serie A. Italo, ti faccio alzare così ti possono vedere tutti, quindi un personaggio questo del calcio che non esiste più. Ma intanto fammi dire un grazie a Cervia, un grazie a questa manifestazione, che stamane mi sono aperto la rassegna stampa che ho sempre con me sul mio computer e i giornali di tutta Italia parlano del libro che viene dal mare, una cosa di un'intelligenza rara, e non solo perché si parla di libro ma per la sua originalità. È una cosa alla quale tengo tantissimo, tant'è vero che cerco ormai da qualche anno di scrivere un libro sempre per poter venire a far visita a questa gente bellissima che viene dal mare. Ti dirò che quest'anno ne ho scritti addirittura due. Il primo è una storia che ho scritto insieme a mio figlio, un libro di estrema attualità che è intitolato Elettroshock e racconta di come un padre e un figlio combattono la depressione. E appena dell'altro giorno la morte di Robin Williams, e tutti hanno ripreso il discorso della depressione, che è una tragedia vissuta in silenzio che meriterebbe invece di essere affrontata ad occhi aperti, cosa che io e mio figlio abbiamo fatto, e il libro ha avuto un notevole successo e volevo essere qui con quel libro. Poi sono stato spinto a una storia romagnola, il conte Rognoni, vabbè, qui siamo già un po' fuori mano, ma fra Cesena e Cesenatico si parla solo di lui perché è quello che ha inventato il Cesena. Io mentre lo scrivevo mi sono divertito a prendere un momento in diretta perché stavo ascoltando alla radio l'ultima partita del campionato di Serie B, Latina Cesena, e mi sono trovato nel cuore della notte a sentire che il Cesena tornava in Serie A, ed è un altro miracolo che ho attribuito a questo conte
che ha imperversato nella Romagna. Qualcuno, se vuole, se lo può andare a trovare su YouTube, su Google. Dimmi. In un suo famoso intervento per lo Stato Libero di Romagna, ed è comunque una storia del calcio italiano che lui ha costruito dalla fine degli anni 50 fino alla fine degli anni 90, ed è molto utile per capire che cosa c'era in quel calcio che allora qualcuno definì il calcio dei ricchi scemi e che cosa c'è in questo calcio dove sono rimasti scemi ma sono finiti i soldi. E questo qui è uno dei drammi contemporanei. Comunque è un libro divertente, è un libro che racconta di questo capanno sul porto, perché c'è l'usanza da noi, no? Si va sul molo e ci sono questi capanni da pesca. Beh, quello del Conte Rognoni è un capanno da pesca e ancora della sua famiglia, ma era un po' particolare perché lì ci arrivavano Agnelli, Moratti, e ci arrivava il principe Lanza di Trabia, ci arrivavano i grandi giornalisti come Gianni Brera, Giorgio Bocca, Gino Palumbo, ci arrivavano i personaggi del calcio più straordinari, campioni, allenatori, Boniperti c'era abitualmente, e quindi si racconta la storia degli ultimi 50 anni del calcio italiano attraverso quelle serate, quelle nottate, perché il Conte trascorreva lì fino all'alba, i suoi amici erano condannati a bere champagne fino all'alba. Io ci sono stato, che ero un ragazzo, a me mi toccava solo un po' di Sangiovese, ma stavo bene lo stesso. Bene lo stesso. Senti, Italo, nel libro si scopre che, tra le altre cose, il processo non è stato inventato da Biscardi e che questo Conte, oltre ad essere un personaggio colto, preparato, era anche un po' stravagante. Ci racconti l'episodio delle scarpe? Ci sono due o tre posti. Beh, ci sono due episodi delle scarpe. Ce n'è uno che è legato alla fine degli anni 50, quando viene decisa, come di questi tempi, viene decisa la riforma del calcio italiano. Solo che allora le facevano, adesso sono chiacchiere, allora fecero la Serie A a 16 squadre, la chiusura agli stranieri e tante altre cose importanti che poi hanno fatto rinascere il calcio. E siccome lui aveva riscritto per conto di un famoso dirigente, Ottorino Barassi, che era noto al popolo perché aveva salvato la mitica Coppa Rimé dai tedeschi, che durante la guerra la volevano portare via. Tutti i grandi del calcio, dirigenti, presidenti eccetera, furono ospitati in un albergo sul Lungarno a Firenze, perché la mattina dopo c'era il convegno per decidere le nuove leggi. Il Conte Rognoni durante la notte passò davanti alle camere. Una volta si usava mettere le scarpe fuori dalla porta della camera perché all'alba qualcuno le puliva, no? E lui prese tutte le scarpe e le buttò in Arno. Quando arrivò l'ora della riunione decisiva, tutti questi grandi uomini arrivarono, chi scalzo, chi con un paio di ciabatte, chi con gli zoccoli, e secondo una norma psicologica abbastanza diffusa, erano tutti indeboliti e tristi. E quando il Conte Rognoni alzò le regole come se fosse là con le sacre tavole, decisero tutti di votare favorevolmente. La seconda cosa delle scarpe era: il Conte Rognoni detestava chi si presentasse al suo capanno in abito blu e scarpe marroni. Detestava le scarpe marroni, per cui bisognava togliere le scarpe prima di entrare. E molti lo facevano con lo spirito di quelli che salgono sulla barca. Dice: bisogna togliere le scarpe. Solo che lui prendeva e le buttava nel canale. Era proprio suo vizio. Quindi era un problema notevole. Grazie Italo Cucci. Grazie a voi tutti. Il capanno sul porto. E il racconto della propria vita è anche il tema del libro Diavo i velisti di Cino Ricci, che lo vorrei qui con me. Cino. Famoso skipper romagnolo, è conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo di commentatore televisivo e perché nell'83 con Azzurra appassionò gli italiani alle regate di Coppa America. Quindi Odiavo i velisti, scritto a quattro mani insieme a Fabio Pozzo, che è giornalista della Stampa, sempre attento alle cose di mare, e ripercorre gli ultimi 35 anni di vela italiana, a partire da Azzurra e da quel fatidico incontro con l'avvocato Agnelli, che disse: Ricci mi ha convinto. Allora, ci ricordi questo incontro? Ma è tutto scritto lì nel libro, preferirei che lo leggeste, anche perché una piccola anticipazione, dai. Vabbè, sì, si trattava di trovare gli sponsor per questa
diciamo, impresa, che era quella di andare in America con una barca italiana per sfidare gli americani, prima sfidare, diciamo, gli altri sfidanti, per cui nessuno aveva le carte in regola per essere accolto a Torino nell'ufficio dell'avvocato. Io conoscevo bene Umberto perché era venuto in Inghilterra mentre io facevo le regate con suo figlio Giovanni, per cui ottenni facilmente questa possibilità. Gli spiegai all'avvocato, parlando a tu per tu, che dovevamo per forza farlo, lui ci credette e questo fu, diciamo, l'inizio della valanga di sponsor che lui facilmente trovò. Il libro racconta un po' il dietro le quinte di questa famosa avventura. Sì, racconta un po' di tutto, anche perché ci ho messo in parte della mia vita, perché questo giornalista Fabio Pozzo era venuto per intervistarmi, dopodiché si è messo a dire facciamo il libro, io dicevo di no, per quattro anni siamo rimasti così, che lui veniva a trovarmi eccetera, mi strappava qualche cosa, poi alla fine l'abbiamo fatto. Per me è stato un incidente, io non dovrei essere qui, loro sono autori, io sono uno che ha raccontato e basta. Senti, perché il libro si intitola Odiavo i velisti? Ma io odiavo nel mio vocabolario non c'è, cioè io non ho mai odiato nessuno. E il titolo è dell'editore, grazie, il quale editore sa come colpire l'immaginazione della gente. Allora Uncino Ricci, velista, che odiava i velisti, ecco che questo qui fa colpo. Diciamo che quando ero un ragazzo che avevo 15-16 anni, parlo dei primi anni 50, io venivo dalle barche da pesca come marinaio, pescatore. Per cui questi che venivano la domenica con queste barche, eccetera, per me erano degli invasori, erano, diciamo, leziosi, se vogliamo mi stavano antipatici. Oggi si direbbe mi stavano sulle palle, però allora non si diceva, mi erano antipatici, per cui raccontandolo, ecco, preparo, che l'editore ha preso la palla al basso e ha detto odiavo. Ma io non ho mai odiato nessuno, lo ripeto. Senti, Gardini, Landolfi, Bonadeo, Violati sono i protagonisti di una stagione italiana della vela che forse oggi, cioè, continua ad esserci o non esiste più? No, continua ad esserci, anzi è migliorata moltissimo. Oggi sono dei metodi per imparare molto più facili di allora, è tutto scritto, tutto quello che abbiamo fatto noi tanto tempo fa l'hanno codificato e l'hanno migliorato, per cui oggi la vela è molto più avanti di quello che eravamo noi. Grazie, ringraziamo Cino Ricci e il suo Odiavo i velisti. Bene, Cesare non lo vedo, io andrei avanti. Quindi dalle cronache di Azzurra passiamo alla cronaca nera. Un nuovo giallo di Stefano Tura, inviato della RAI a Londra, racconta un'Inghilterra violenta, spietata, fino ad arrivare a Cervia. Anche perché, diamo un microfono, anche perché Stefano, tu sei di queste parti, quindi questo è il quinto libro che ambienti qui in Romagna. Sì, il quarto. Buon Ferragosto a tutti. E vedo che siete tranquilli, abbastanza rilassati, quindi nessuno di voi ha ancora letto il mio libro, evidentemente, perché è ambientato proprio da queste parti, si chiama Tu sei il prossimo, e ed è una, come dire, un fatto giallo o misterioso, abbastanza, insomma, angosciante, che si svolge proprio nelle spiagge della Romagna, tra qui e laggiù dove c'è il grattacielo, quindi proprio in questa parte di Romagna. Io scrivo quando ho tempo libero, quindi quasi mai, infatti ci ho messo 7 anni a scrivere questo libro, però io scrivo gialli e questo si chiama Tu sei il prossimo perché spero che dopo questo ce ne siano degli altri. Io già parlavo del quinto, quindi è di buon augurio. Però insomma è la storia, adesso non preoccupatevi, vedo che ci sono anche tante famiglie, comunque è la storia di una bambina di 5 anni che si trova in vacanza con i genitori in Romagna, però figlia di inglesi, quindi
E, poi scusa se ti interrompo, questo è un fatto di cronaca realmente accaduto dal quale tu prendi spunto. Sì, penso che qualcuno di voi se lo possa ricordare, perché questa bambina, per farla breve, scompare. E quindi scompare proprio mentre si trova in vacanza con i genitori, ed una delle classiche situazioni che non so se ancora qui si usa, ma quando c'era, no, l'annuncio si cerca bambino con costumino che si è allontanato eccetera eccetera, ecco, praticamente minuto, non avviene in spiaggia, però avviene da queste parti, e la famiglia inglese era venuta in vacanza qui. Infatti, come è uscito il libro, tutti i sindaci, tu no, però tutti i sindaci hanno detto: ma no, ma ci rovini la stagione, come puoi fare una storia di una famiglia che vive questa angoscia proprio in Romagna? Invece, alla fine, dopo che hanno letto il libro, soprattutto gli operatori turistici, i sindaci, hanno capito che in realtà, anzi, la Romagna viene descritta come una zona di grande solidarietà, perché... dopo che scompare questa bambina, tutto il paese si stringe attorno alla famiglia, c'è una corsa contro il tempo per cercare di salvarla, di trovarla, e poi ci sarà un finale che chiaramente non vi posso svelare. Una parte è ambientata in Inghilterra, perché io adesso vivo a Londra, adesso da 2 anni. E infatti, vivendo a Londra, mi sono, come dicevi tu, al fatto di cronaca di qualche anno fa. Madonna come brucio, la bambina inglese è Maddie McCann, che si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo ed è scomparsa, purtroppo non è ancora stata ritrovata. Io ho trasferito come ispirazione la storia in Romagna, perché visto che io ho 8 anni, io conosco l'Inghilterra, l'Inghilterra è in vacanza qui, quindi non avrei potuto scrivere storie ambientate in nessun'altra parte. Senti, se tu abbiamo detto sei corrispondente Rai da Londra, se dovessi descrivere la Romagna a un inglese, che cosa diresti? Non venire al mare. No, scherzo. Dunque, direi che la Romagna è un posto che ha un'accoglienza e una sensibilità e una, come dire, c'è un'allegria che sicuramente gli inglesi non conoscono. Come vi chiamate? È un posto che è da scoprire. Gli inglesi sono abituati ad andare in Toscana soprattutto, adesso hanno scoperto la Puglia, ma io non so se vi conviene che gli inglesi scoprano la Romagna, quindi nel senso che poi non è che si comportano benissimo quando sono all'estero, mentre a casa loro devono stare sempre alle regole, sembra quasi che si vogliano sfogare. Racconterei questo: in Romagna troverai un ambiente, troverai una situazione, troverai un clima che sicuramente non conoscono e si possono dimenticare stando in Inghilterra. Grazie, ringraziamo Stefano Tura, ecco, e tu sei il prossimo. Siamo pronti. Adesso vorrei chiamare Riccarda di nuovo vicino a me. Siamo pronti con una bella cosa. Abbiamo Anastasia e Christian. Allora, parlaci di questi due ballerini, giovanissimi. Sì, sì. Fanno parte del gruppo folk italiano Alla Casa Dei, del Maestri Malpassi di Ravenna, e ci ballano un valzer, ragazzi. Mazurka, una mazurka. Bene, grazie Riccarda, ai ballerini con la mazurka. Suspense, un attimo di suspense. La musica. Arriva. Facciamo qualcos'altro. Dobbiamo fare qualcos'altro, abbiamo Rossano in panne. Va bene, allora i ballerini rimandiamo tra pochi minuti, magari vi dico di scendere perché se no vi cuocete al sole. E io vorrei parlare, dall'Inghilterra ci spostiamo di nuovo in Italia con un libro, come vi avevo anticipato all'inizio, che parla di donne. Stiamo parlando di Silvia Ballestra con il suo ultimo romanzo Amiche Mie, una storia di 4 donne, Sofia, Carla, Norma, è vera, donne che si confrontano con i problemi della vita quotidiana, quindi un libro in cui tutti noi ci possiamo rispecchiare. Sì, buongiorno a tutti, sotto il sole spero che vi siate rinfrescati come noi, l'acqua è bellissima e freschissima, anticipo a chi non ha fatto ancora il bagno. Sì, è la storia di 4 donne nell'Italia di oggi, in particolare a Milano, nella città di Milano, però insomma può riguardare tutta l'Italia, e sono 4 storie di 4 amiche in 4 momenti della loro vita in cui insomma si intrecciano le vicende della loro esistenza.
Sono donne che devono affrontare tanti problemi, problemi legati al lavoro, alla perdita del lavoro, ai figli, a magari separazioni, quindi donne che della vita di tutti quanti i giorni. Tu hai preso spunto da qualche persona che conosci? C'è qualcosa di te in ognuna di queste donne oppure no? Sì, sicuramente c'è qualcosa di me, questo per il lato gossip che non interessa a nessuno. Comunque io penso che tutti gli scrittori comunque facciano appello ai loro ricordi, ma soprattutto alle loro osservazioni, quindi nasce dall'osservazione della realtà quotidiana e anche di persone sì, che mi circondano. Questo romanzo è ambientato a Milano, una città che per te è un po' amore e odio. È una città grande e quindi accoglie tutti e quindi ha accolto anche me, però come già mi è successo con Bologna, dove pure sono passata per un bel po' di anni prima di arrivare a Milano, io arrivo dalle Marche, dalla provincia delle Marche. Cristian, forza! Vengo da un paese abbastanza piccolo che assomiglia fra l'altro molto a Cervia e quindi la città insomma pone delle questioni. Niente. A chi arriva da fuori. Senti, in una parola il romanzo Amiche Mie. Una parola? Un aggettivo, una parola per descrivere questo romanzo. Ma io di solito dico che è un po' polifonico perché ci sono quattro voci diverse, quindi gioca su vari livelli, è abbastanza sfaccettato, è una storia corale. Come si chiama? Bene, ringraziamo Silvia Balestra, Amiche Mie. Ecco, siamo pronti con i ballerini. Pronti? Rossano, stavolta non ci tradire. Via con la mazurka. Mazurka. Allora sono Anastasia e Cristian. Grazie, bravissimi. Quando si parla d'Italia non si può non pensare, prima lo accennavamo, ai tesori d'arte che sono custoditi. Molti di questi, pensate, 1653, ma poi spiegheremo che uno è stato recuperato, sono quei capolavori, dipinti, manoscritti, opere d'arte, sculture, eccetera, che sono state portate via, ci sono state portate via dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Giannella, che invito qui accanto a me, racconta proprio nell'operazione salvataggio
gli uomini che spesso anche a rischio della propria vita hanno cercato di salvare queste opere d'arte. Mi dicevi che proprio in questi giorni è stato recuperato uno di questi 1653 pezzi d'arte rubati. Sì, è una bella notizia che diamo a Ferragosto in questa occasione. Cioè, i carabinieri del nucleo di protezione artistica hanno recuperato uno dei capolavori rubati, che era stato rubato a Verona nella caserma dei bersaglieri e che è stato ritrovato stranamente non in Germania o in Russia dove vengono ricercati, ma in una casa d'asta di Napoli. E quindi oggi abbiamo da festeggiare in più e speriamo che i carabinieri riescano a riportare a casa anche il guercino rubato ieri a Bologna, purtroppo, perché siamo disattenti nei nostri confronti dell'arte. Senti, tu mi dicevi che molti di questi capolavori rubati appartenevano proprio alla Romagna. Ce ne sono una ventina, clamorosi, belli, dimenticati dalla Romagna, sono ancora prigionieri di guerra, sono opere d'arte provenienti da Cotignola, da Casola Valsegno, da Cesena, da Forlì. Li trovate oggi sul mio blog in fotografia. Violini Stradivari da 2,5 milioni di valore, di euro. Quindi io auspico che dalla Romagna parta un urlo per far centuplicare le ricerche di questi capolavori, perché è una, ci sono i Michelangelo, ci sono i Perugino ancora nascosti in qualche cantina da qualche parte. Bisognerà fare uno sforzo enorme per poterli far tornare e non dimentichiamoli, per favore, così come non sono stati dimenticati i prigionieri di guerra. Senti, tu ci racconti in questo romanzo, che quasi per certi tratti un libro d'avventura, le gesta per esempio di Pasquale Rotondi oppure di Tony Clark, l'ufficiale americano che riuscì a preservare, a nascondere la risurrezione di Piero della Francesca e addirittura la città di San Sepolcro. Ma vedete, questo è un esempio straordinario di quello che può l'arte, indipendentemente dal fatto che questa è l'anima del nostro paese, indipendentemente dal fatto che questa è anche una leva formidabile per la crescita economica, e qui il Ministro del Lavoro e il Ministro della Cultura lo ripetono spesso. Ma guardate, San Sepolcro poteva subire il dramma di un bombardamento che aveva raso al suolo Urbania con parecchi morti. Invece il comandante della squadra anglo-americana che entrava a San Sepolcro non fece bombardare il paese, correndo il rischio che ci fossero dei nazisti all'interno, perché essendo libraio aveva letto il diario di viaggio di Aldous Huxley e lì aveva ascoltato queste parole: a San Sepolcro viene conservato l'affresco più bello del mondo, la resurrezione di Piero della Francesca. Ebbene, lui ordinò ai suoi uomini di tacere con le armi. L'arte vinse la spada. Quindi l'Italia può vincere qualsiasi guerra. Se però non abbandona l'insegnamento dell'arte nelle scuole come ha fatto, e se non abbandona l'insegnamento della gioventù,